Si parla molto di recente dei celebrity DJs, personaggi come Gianluca Vacchi in Italia o Paris Hilton che si improvvisano DJ. E in molti hanno espresso la loro opinione, quindi perché non farlo anche noi, dopo la sigla? Il primo a porre la questione è stato l'amico Master Freeze, che saluto, in questo video qui che ha avuto una certa viralità, che si rivolgeva direttamente a Gianluca Vacchi come esempio di quei personaggi televisivi oppure personaggi dei social che poi si ritrovano a suonare nelle discoteche. Questo tipo di messaggio è stato poi ripreso con parole fin troppo simili, se vogliamo, da un presunto DJ famoso il cui messaggio è stato letto a Radio 105, come vediamo nel video qui sotto, che più o meno diceva le stesse cose. Si rivolgeva a Gianluca Vacchi, come dire, perché ci fai questo? Con tutta una serie di argomentazioni anche molto interessanti. Come al solito, in questa serie di video cerchiamo di affrontare le questioni senza ipocrisia. Mettiamoci nei panni di questi personaggi. Sinceramente, non mi sento di giudicarli perché se io fossi al loro posto, se io fossi un personaggio televisivo, mi piacerebbe suonare di fronte a tante persone che mi esaltano e magari anche prendere dei bei soldi. Quindi non li posso biasimare per nessun motivo. E d'altra parte, se fossi un promoter, uno che cerca di vendere la partecipazione di certi personaggi in determinati spettacoli, non aspetterei altro. Se riesco ad ampliare il raggio d'azione di alcuni personaggi anche alle discoteche o agli eventi, perfetto. Un business di questo tipo ha le sue ragioni d'essere, a cui noi non possiamo purtroppo farci niente. Però quello che dicono in molti, anche giustamente, è che perché i locali danno spazio a personaggi di questo tipo che non sono DJ, non hanno una storia come DJ, non hanno un background musicale e non si sa neanche quello che fanno e soprattutto perché. E allora potrei dire, anche facendo dei nomi perché non ho nessun problema di questo tipo, che il Pineta che 4-5 anni fa faceva Steve Angello per l'apertura del 25 aprile, che se ritrova a fare Gianluca Vacchi, sinceramente mi fa un po' tristezza e lo dico senza nessuna remora. Però mi rendo conto anche che se il titolare del Pineta arriva e mi dice: Ciccio, sai quanto ho guadagnato io questo 25 aprile con Gianluca Vacchi? Beh, io non posso dirgli niente. Cioè, di cosa mi dovrei lamentare? Assolutamente niente. E allora mi direte voi, è tutta una questione di soldi? No. È una questione di mercato, che è ben diverso. Il mercato delle celebrities, dei personaggi, non ha niente, niente a che vedere con il mercato dei DJ. Per due motivi. Prima di tutto, i pubblici. I pubblici sono totalmente diversi. Chi va a vedere barra sentire un personaggio non andrà mai a vedere barra sentire un DJ, perché quello che cerca nel personaggio non è quello che cerca dal DJ. Dal personaggio cerchi di vedere la faccia, di vedere come si comporta, di vedere com'è realmente, di vedere se esiste realmente. Dal DJ cerchi qualcos'altro, cerchi di capire quello che fa musicalmente, se suona i suoi pezzi, se propone delle cose nuove che ancora non sono uscite, eccetera. Sono due attitudini completamente diverse e soprattutto sono due pubblici completamente diversi. È inutile andare a pescare quei 3 o 4 DJ che mi giudicano il set di Gianluca Vacchi, perché nessuno che quella sera era lì si interessa al fatto se Vacchi suona bene o male. Se anche suonasse bene, non andrebbe bene lo stesso, perché c'è un pregiudizio di fondo da parte dei DJ veri che non andrebbero mai a sentire una serata di un personaggio come Gianluca Vacchi. Perché comunque sia lo vedono uno che è arrivato a quel punto per vie traverse, ovvero per la popolarità e non per i suoi meriti tecnici o musicali. Di conseguenza, il punto numero due, quello che cerchi da un personaggio non è quello che cerchi da un DJ. E allora il risultato di fondo di una serata di questo tipo è un'altra cosa. Il personaggio e il DJ giocano su due campionati completamente diversi. È come chiedersi se sia più forte Bolt o Federer o Cristiano Ronaldo. Sono tutti sportivi, ma praticano sport diversi. Sono tutti ad alti livelli, ad altissimi livelli,
ma non li puoi mettere in competizione l'uno contro l'altro. E lo stesso sono i meccanismi che riguardano i DJ o i personaggi, televisivi, mediatici, eccetera. Non siamo solo a lamentarci di questo, c'è un video divertentissimo di Gary Oldman che si lamenta dei giocatori di NBA che vanno a fare gli attori. Quindi anche questa pratica non l'abbiamo inventata noi, l'abbiamo importata. Perché un personaggio comunque porta a sé delle persone incuriosite da questo. Se Paris Hilton prende un sacco di soldi per suonare ad Ibiza e suona ad Ibiza al posto dei DJ tra virgolette veri internazionali ai massimi livelli, è perché tante persone sono disposte a spendere tanti soldi per andare a sentire Paris Hilton. E vanno a sentire Paris Hilton quando potrebbero andare a sentire Sven Bat, Carl Cox o Kalkbrenner. E perché vanno a sentire Paris Hilton? Per dei motivi completamente diversi rispetto a chi va a sentire Carl Cox o Kalkbrenner. E allora cosa possiamo fare noi DJ? Due cose molto semplici ma veramente importanti. Prima di tutto, spargere la voce e prendere le distanze. Ben vengano le lettere di questo tipo, anche se non le dovremmo rivolgere a Gianluca Vacchi, ma le dovremmo rivolgere a chi va a sentire Gianluca Vacchi, per dire una cosa molto semplice. Noi siamo diversi da loro. Noi facciamo una roba completamente diversa. Noi non abbiamo niente in comune, anche se facciamo la stessa cosa. Noi siamo DJ, loro sono personaggi. Ognuno ha il rispetto che si merita, ma non ci mescolate insieme perché non abbiamo niente in comune. E quindi ben venga un percorso di sensibilizzazione di questo tipo, soprattutto che riesca a uscire dall'ambito degli addetti ai lavori. Perché, bene o male, non serve a niente di dirsele tra di noi, ma cercare di andare oltre. E da lì andare al punto numero 2. Quello che possiamo fare noi DJ è lavorare giorno per giorno, a gomiti alti, per diffondere la nostra musica, fare bella musica, portarla in giro e cercare di attrarre dei pubblici che invece di spendere i loro soldi per andare a sentire Gianluca Vacchi o Paris Hilton vengano a sentire delle serate di bella musica suonata per bene come deve essere fatta. E se non c'è un personaggio in vista su tutti i giornali, però che ci sia un personaggio che ti fa star bene quella sera e che tu abbia voglia di seguirlo sui social il giorno dopo o di andarlo a sentire la prossima volta che viene in zona. È questo quello che dobbiamo fare noi DJ. Non possiamo rivolgerci a questi personaggi che, ripeto, giocano il loro campionato, neanche ci ascoltano, si rivolgono a persone completamente diverse da noi, ma cerchiamo di rivolgersi a chi potrebbe venire a sentire le nostre serate, potrebbe ascoltare la nostra musica. E dobbiamo continuare a farlo nel migliore dei modi, anche perché non sono questi personaggi che ci tolgono spazio a noi per suonare, perché chi chiama questi personaggi non chiamerebbe mai noi. E questo è bene averlo chiaro, ed è bene averlo chiaro nel continuare il nostro percorso giorno per giorno. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, e alla prossima.